Ben ritrovati gentili telespettatori per questa nuova edizione del telegiornale di Padova e Rovigo, notiziario che apriamo con un servizio che arriva da Rovigo, violentò 14enne nei bagni pubblici dopo il cinema e adesso è arrivata la condanna, 5 anni di carcere. Sentiamo. Il rapporto si è consumato sul freddo pavimento del bagno aperto al pubblico nell'atrio della struttura che ospita anche il multisala di Rovigo. Lei è appena 13enne, lui 10 anni di più. Lei non voleva, diceva di non sentirsi pronta, ma lui è riuscito a vincere le resistenze della ragazzina a fare sesso con lei. Non solo, ma il ragazzo, qualche mese più tardi, avrebbe estorto, sempre con la forza, anche un bacio sulla bocca a una coetanea della ragazzina che si trova a casa sua per colorare le monopole dello scooter. Le si è avvicinato da dietro e con una mano l'ha afferrata per una spalla e con l'altra le ha afferrato il capo, portandole le sue labbra su quelle di lei. Per questi due fatti, un 27enne, nato in Lombardia ma residente a Crespino, è stato condannato dal collegio del Tribunale di Rovigo a 4 anni e 10 mesi di reclusione. Il fatto più grave risale all'inizio gennaio del 2013, quando ha fiaccato la volontà della 13enne per costringerla a fare sesso con lui. Prima, con tono minaccioso, le ha detto che se non avesse acconsentito e avesse continuato a piangere, sarebbe andato dai suoi genitori a raccontare cose non vere. Poi le ha bloccato i polsi. Adesso tu fai quello che ti dico io. E sbottato, usando infine toni più rassicuranti, lo facciamo, ma lo giuro che non ti metto incinta. Guarda che non ti faccio niente. Mi ami? La ragazzina ha risposto di sì, che lo amava, ma ha anche ripetuto di non sentirsela, di avere un rapporto completo, che però alla fine c'è stato. Nell'udienza, prima della discussione, l'imputato ha raccontato la propria versione, spiegando come lui non avesse avuto alcun rapporto con la ragazzina, ma avesse una relazione segreta con la madre di lei, che lasciata si sarebbe poi vendicata incastrandolo. La difesa, affidata all'avvocato Elena Perini, ha cercato di evidenziare alcune lacune nell'impianto accusatorio, come la mancanza di certificati medici che attestassero l'avvenuta violenza sessuale, nonché alcune contraddizioni emerse dalle testimonianze. Ma per il collegio non c'erano dubbi sulla responsabilità del giovane, condannato a 58 mesi, oltre al pagamento di un risarcimento nei confronti della giovanissima vittima di 10.000 euro e dei suoi genitori con 2.500 euro ciascuno, tutti assistiti dall'avvocato Pierluigi Rando. Gli ex vertici della Banca Popolare di Garanzia andranno tutti a processo a febbraio. Lo ha deciso giovedì mattina il giudice Margherita Brunello, confermando le accuse formulate un anno fa dal pubblico ministero Roberto D'Angelo. Dovranno quindi rispondere di bancarotta fraudolenta i 16 esponenti dell'istituto coinvolti nel crack del maggio 2009, quando a fronte di un buco di quasi 20 milioni la banca, nata dalla trasformazione in cooperativa bancaria del consorzio Fidi della Confindustria di Padova, era stata posta in amministrazione straordinaria. Tra i rinviati a giudizio, come riportano i quotidiani locali, industriali, amministratori e sindaci, tra i quali spiccano gli ex presidenti di Confindustria Padova, Francesco Peghin, e Luca Bonaiti e l'ex consigliere regionale di Forza Italia, Regina Berti Paglia, tutti ex membri del consiglio di amministrazione della banca. E adesso rimaniamo in regione, il governatore Zaia parla di lacrime e sangue per il bilancio regionale. Sentiamo. Sarà pronto tutto per il bilancio e l'approvazione entro e non oltre il 31 dicembre 2016. Beh, le dico che se confidiamo nel buon impegno del Consiglio e siamo esperti in maratone, quindi il 31 dicembre si chiude tutta la partita e i Veneti hanno un bilancio alla legge di stabilità dal 1 gennaio. Sarà questa legge Beh, sarà lacrime e sangue rispetto ancora a tagli che abbiamo fatto, non abbiamo però dimenticato i bisogni dei Veneti e ricordiamo soprattutto che portiamo in eredità una non tassazione di 1 miliardo 159 milioni all'anno, cioè il Veneto è l'unica regione che decide di non mettere tasse ai suoi cittadini. Allora, dal governo Renzi però i tagli più importanti, il taglio delle province, poi vi siete ritrovati sul gruppone il personale, 40 milioni di euro. Guardi, le province non sono sparite e io ho un dato concreto di questa mancata sparizione che alla regione costeranno 40 milioni di euro all'anno, sono 40 milioni di euro all'anno che togliamo al bilancio dei Veneti. La crisi economica continua a mordere e i soldi sono sempre meno. Come si riesce a far quadrare i conti rendendo efficiente un bilancio e rendendo efficace le spese per una regione come il Veneto?
Guardi, da buoni padri di famiglia, cioè tirando la cinghia, non facendo fare sacrifici a chi non li può fare, non mettendo tasse, siamo l'unica regione che non mette le tasse, ma soprattutto evitando ogni forma di spreco. Prova ne sia che chiudiamo un bilancio in maniera virtuosa e assolutamente lineare rispetto agli impegni con i veneti. Sono Montagnana e Monselice in provincia di Padova, San Donato di Piave e 5 comuni del Portoguarese, tra cui Fossalta di Portogruaro, Teio Veneto, Gruaro, Pramaggiore ed Annone Veneto, insieme a Murano in provincia di Venezia, i territori che la Giunta regionale ha individuato e proposto al Ministero dello Sviluppo Economico per essere ammessi alle agevolazioni previste per le aree di crisi non complessa. Il totale complessivo della popolazione dei territori proposti per la candidatura è di circa 242.000 abitanti, stante il limite di popolazione 5% imposto dal governo per la concessione del contributo. La Giunta Veneta, ritenendo i criteri statali troppo restrittivi, ha ritenuto doveroso, a fronte della necessità, di attivare misure di riqualificazione a sostegno all'economia locale di tutto il Portogruarese e prevedendo quindi un intervento con risorse proprie, fino ad un massimo di 1 milione di euro a favore anche dei rimanenti comuni, come Caorle, Cintoco a Maggiore, Concordia Sagittaria, Portogruaro, Sanstino di Livenza, per consentire l'estensione di analoghe agevolazioni. Le aree di crisi non complessa sono quei territori in cui la recessione economica e la perdita occupazionale hanno determinato un impatto significativo sullo sviluppo, ma in forma meno grave e diffusa rispetto ai casi di crisi complessa che sono invece di rilevanza nazionale. Successivamente alle presentazioni delle candidature, il Ministero pubblicherà l'elenco nazionale dei territori candidati alle agevolazioni e definirà i termini per la presentazione delle domande. Questo elenco nazionale avrà validità biennale a partire dalla data di pubblicazione. E rimaniamo ancora in Veneto, stavolta ai nostri microfoni, il vice governatore della regione, Forcolini, il quale dice: puntiamo sui fondi europei. Sentiamo. Assessore, effetto della crisi economica che perdura, effetto anche dei tagli che arrivano da Roma, un bilancio blindato per la parte essenziale con un margine di manovra molto risicato per gli assessori e per la Giunta. Beh, un bilancio insomma che ha visto nell'ultimo quinquennio dimezzarsi quella che è l'entrata libera destinazione. Abbiamo visto che siamo passati da oltre 1,6 miliardi a 928 milioni. 928 milioni sono tutte le risorse per tenere in piedi appunto il bilancio regionale, ma anche di poste fisse, come si diceva, quindi il pagamento dei dipendenti, il pagamento del capitale interessi dei mutui, il pagamento delle spese di funzionamento degli enti strumentali, il riparto della quota sanitaria. Ci sono cifre che sono assolutamente blindate e di fatto per la politica regionale il margine si è ridotto a 51 milioni, che se pensiamo bene una giunta di 10 assessori ha una media di 5 milioni per fare una politica regionale, quindi è davvero poca cosa. Però rispetto a questo abbiamo voluto mantenere i servizi e quelle capillarità, insomma gli impegni del DEF e delle leggi di bilancio del Presidente Zaia che si è presentato ai veneti, quindi quelle le abbiamo mantenute tutte. E un tema importante e fondamentale è quello della copartecipazione invece ai fondi europei, perché su questa quota vogliamo investire per l'effetto volano che questa ci dà. Ricordo che con 430 milioni di quota di partecipazione nel periodo 2014-2020, quindi 430 milioni che mette la regione, si possono sviluppare linee di programmazione per oltre 2 miliardi e 200 milioni. Questo vorrà dire creare anche programmazione, investimento per le aziende appunto che hanno interesse di attingere appunto a questi fondi, che devono essere assolutamente spesi bene. E qua mi ovviamente riallaccio ai colleghi Canè per il turismo, alle linee della formazione piuttosto che alle linee dell'impresa con il collega Marcato, o dell'agricoltura alle nostre imprese del collega Pan. Tagli all'interno di questo bilancio? Tagli all'interno del bilancio sono stati dei tagli sulle spese che non riteniamo comunque magari necessarie, anche se ormai è da diversi anni che le spese sono tutte necessarie. Il barile, come si suol dire, è già raschiato. Cerchiamo in qualche maniera di far fronte alle richieste, ovviamente con questo tipo di opportunità come ho evidenziato, e tenendo conto che appunto, come diceva il Presidente, noi non abbiamo toccato di un centesimo l'imposizione fiscale e tributaria ai veneti. Avevamo l'opportunità
l'opportunità di farlo per oltre 1,1 miliardi, questo non è stato fatto e anche questo è un elemento di creare, per creare volano e economia nelle tasche degli stessi veneti, che non debbono esborsarli sotto forma di tributi o balzelli vari, ma che possono tenerli nelle proprie economie, nei propri risparmi per far girare l'economia veneta. Nei 51 milioni ci sono delle spese prioritarie? Ci sono le spese prioritarie, assolutamente sì, penso solo alla collega Lanzarini, a tutte le spese del sociale. Il sociale è l'elemento più cardine, possiamo dire, del bilancio regionale in questo momento, quindi non possiamo non assistere, non affiancare il lavoro egregio che stanno facendo i comuni, i sindaci, gli enti locali, ma anche le associazioni di volontariato e tutte quelle centinaia, migliaia di persone che ogni giorno si dedicano a chi ha più bisogno di noi, assolutamente in modo gratuito. A questi dobbiamo dare il nostro sostegno e quindi su questi temi non terremo sicuramente le barricate per non toccare il bilancio, che già è esiguo ma deve avere questa sensibilità. C'è un capitolo che è sempre doloroso in Veneto, che è quello del rischio idrogeologico. Ci sono fondi a destinazione per? Sì, abbiamo messo 20 milioni di euro come spese di investimento, quindi attraverso l'indebitamento, e qua il collega Bottacin, che si occupa di ambiente e di territorio, ha sicuramente una partita importante. Sappiamo che è poca cosa, perché 20 milioni in un anno come questo, che ricorda il 50° anniversario per esempio dell'alluvione del 66, mette un po' i brividi, è chiaro, però attraverso questo tavolo e la sensibilizzazione con la quale sui tavoli romani il collega Bottacin e il presidente Zaia sta bussando, speriamo di ottenere anche quella copartecipazione e quei finanziamenti che ci permettono di fare anche degli interventi strutturali e non sempre emergenziali o a rincorrere appunto l'emergenza. Il tema è prevenire. Costruiremo una piscina con tanto cloro per lavarci i profughi, l'ha dichiarato durante il Consiglio Comunale di San Giorgio in Bosco il vice sindaco Nicola Pettenuzzo della Lega Nord. L'infelice battuta è uscita al culmine di una bagarre tra maggioranza ed opposizione, scaturita ad alcune indicazioni richieste in merito alla futura costruzione di una piscina comunale. Nell'ultimo Consiglio Comunale il sindaco Miatello e il vice sindaco Pettenuzzo hanno perso ogni controllo, scaricando sulle opposizioni un'arroganza inaccettabile, hanno raccontato i consiglieri di opposizione del comune di San Giorgio in Bosco, Valentina Compagnaro, Giuliana Lorenzetto, Simone Prai e Sebastiano Rizzardi, visto che tra i punti di forza della campagna elettorale, hanno sottolineato, dell'attuale sindaco Renato Bobbo Miatello, c'era anche la realizzazione di una nuova piscina comunale. Abbiamo pertanto chiesto dove fosse finita, e da qui la risposta del vice sindaco. Adesso andiamo a Rovigo. Azzalin parla di Ater di Rovigo e sottolinea come sia grave la perdita del finanziamento regionale per gli alloggi sfitti. Sentiamo. 780.000 euro di finanziamenti andati in fumo perché è stata presentata la domanda per ristrutturare gli alloggi sfitti, incentrata su 60 alloggi che sfitti non erano. Sembra una commedia dell'assurdo ed è una magra consolazione sapere che comunque l'Ater avrà a disposizione anche altre risorse, perché venire a conoscere che sono stati sprecati e persi centinaia di migliaia di euro destinati ad alleviare il problema dell'emergenza abitativa a Rovigo non può che fare rabbia. E quanto afferma il consigliere regionale del Partito Democratico Graziano Azzalin a proposito dell'annullamento da parte di Palazzo Balbi del finanziamento concesso per il recupero delle abitazioni di via Barruchello a Rovigo. L'assessore Emanuela Lanzarin, che aveva annunciato in pompa magna il piano di recupero, sottolineando come nessun alloggio ERP debba rimanere inagibile e sfitto, deve fare chiarezza quanto prima, accertando la responsabilità, ribadisce l'esponente politico, e lo stesso faccia l'amministrazione comunale. Alla base di tutto un errato calcolo delle abitazioni sfitte nel fabbricato 11 anziché 60, con la conseguente rivalutazione della domanda. Al fine si troveranno i soldi comunque per questi 11 appartamenti, spiega Azzalin, ma mancheranno comunque risorse per altri alloggi che non possono essere assegnati a causa delle loro precarie condizioni in una provincia dove ce ne sono ormai a centinaia in queste condizioni, penalizzando ulteriormente il Polesine. Adesso però non c'è tempo da perdere, si accertino le colpe e si rimedia all'errore reperendo altrove le risorse. Risorse che il commissario straordinario dell'Ater di Rovigo, Guglielmo Ferrarese, annuncia essere in arrivo. È bene ricordare che altro non sono che soldi che sarebbero dovuti essere usati per costruire nuovi alloggi residenziali pubblici. Quelli di via Bramante, che non sono stati mai costruiti e dove sorgono le gabbie oggetto di un lungo contenzioso ed oggetto anche di un'inchiesta della magistratura, nonché di un'interrogazione da me presentata nella scorsa consigliatura.
anche quelli sono soldi che in questi anni avrebbero potuto garantire un tetto a chi non ce l'ha. Trovo grave che in un momento di crisi come questo risorse pubbliche non vengano utilizzate come dovrebbero, conclude Azzalin, così come non si sappiano leggere neanche i requisiti necessari per partecipare ai bandi. E poco consolatoria, infine, la reazione del commissario straordinario dell'Ater, che minimizza la scomparsa del finanziamento da 780.000 euro, dicendo che arriveranno altri soldi, come se gli saltasse uno stipendio, e si rallegrasse perché comunque è garantito quello del mese successivo, ha concluso Azzalin. Adesso andiamo a Padova per un fatto di cronaca. Quando ha visto il disabile solo sul binario della stazione, ha deciso di entrare in azione. Si è avvicinato e poi, come fosse un'affettuosa nipote, lo ha abbracciato. Giusto il tempo per strappare la collana d'oro da 1000 euro che il 61enne portava al collo. Poi si è infilato il bottino in una sciarpa ed è fuggita via. Il disabile si è però reso conto di quello che era accaduto e ha chiamato l'anziana madre, che a sua volta ha avvisato la Polfer. Gli agenti hanno setacciato la stazione finché hanno arrestato la ladra, una nomade 18enne, che ha patteggiato la pena ed è subito ritornata in libertà. Adesso un momento per quanto riguarda le previsioni del tempo con il meteo. Tutto lo staff di ilmeteo.it vi augura un buon weekend. Previsioni per sabato 5 novembre 2016. Ma il tempo diffuso al nord e anche su parte del centro, altrove invece sarà poco nuvoloso. Ecco il dettaglio elaborato come sempre da ilmeteo.it. Al nord, come detto, sarà perturbato su tutte le regioni con piogge diffuse, temporali forti e possibili nubifragi sulla Liguria, specie su quella centro-orientale. Neve sopra i 1700 metri. Spostiamoci al centro, piogge temporali in Toscana, Lazio forti sul Massese, Lucchese, Pisano e Pistoiese. Piogge anche in Umbria, asciutto e un po' più soleggiato sui versanti adriatici, poco nuvoloso in Sardegna. Spostiamoci infine al sud, qui avremo cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. I venti saranno moderati o forti da sud su tutti i bacini, di scirocco forte su alto Adriatico. Temperature previste. Le minime risultano essere in leggero e locale aumento. I valori saranno infatti compresi tra 7 e 17 gradi. Durante il giorno prevediamo invece 8-16 gradi al nord, 14-19 gradi al centro e fino a 24 gradi al sud. Il meteo.it vi invita a mettere mi piace sulla nostra pagina ufficiale di Facebook per rimanere sempre aggiornati e informati sulle nostre news. Arrivederci. Bene, gentili telespettatori, era questa l'ultima rassegna per quanto riguarda il telegiornale di Padova e Rovigo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata con i programmi della nostra rete.